Cioè, amiche e cioè, amici, le donne provocanti attirano gli uomini. Questo è un dubbio che hanno molte donne. Alcune donne cercano di vestirsi in modo provocante, però temono, diciamo, che sia sconveniente, che non vada bene. In realtà bisogna, diciamo, mediare, perché la parte provocante è quella che attira fondamentalmente la parte istintiva del maschio. E parzialmente anche la parte emotiva, perché comunque produce tensione emozionale, produce soprattutto se si va a agganciare a delle emozioni che il maschio ha compresso, ad esempio, su un piano sessuale. È ovvio che uno stimolo visivo va ad eccitare, diciamo, una fonte di emozione compressa su un piano sessuale. Però esiste anche un'altra parte che è un po' la serva, ma che è talvolta al potere di controllo, che è la parte logico-razionale. La parte logico-razionale mette in atto dei meccanismi di squalifica, cioè la donna viene squalificata, diciamo, da un punto di vista istituzionale se si presenta eccessivamente provocante, perché diciamo, non viene vista, ad esempio, come la madre dei futuri figli, non viene vista come la compagna, insomma, scatena tutta una serie di meccanismi negativi. Per cui bisogna dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Il modo migliore è quello di utilizzare delle modalità, diciamo, di stimoli visivi casuali, in modo tale che, insomma, per essere più chiari, presentarsi con una minigonna inguinale è sicuramente essere provocante, ma mette in atto meccanismi di squalifica. Invece, diciamo, avere una gonna più lunga, che però magari sedendosi si alza un po', poi te la tiri giù. Poi magari che vale le gambe, si intravede qualcosa, poi richiudi. Presentarsi con, diciamo, una scollatura vertiginosa, sicuramente provocante, ma attiva meccanismi di squalifica. Per cui molto meglio una scollatura meno vertiginosa, ma poi attraverso movimenti, piegature, eccetera, dare dei flash. Questi flash danno comunque lo stimolo emotivo e fisico istintuale, però non attivano i meccanismi di squalifica perché la parte logica decodifica è successo per caso, anzi dice che fortuna è successo che sono riuscito lì a cogliere questa cosa qua. Quindi questo è il modo migliore. È ovvio che la femminilità va cercata, va curata, tutto ciò che diciamo differenzia la donna dall'uomo va esaltato. Perché è quello che poi comunque attira e in questo caso non attiva nemmeno meccanismi di squalifica, per cui va promosso ed esaltato. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda postata nei commenti ai video e ricevere quindi un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con tutti i tuoi amici. Ciao!